momento migliore, il momento più importante di questa stagione per la Top Volley, sicuramente il momento più positivo con l'obiettivo Final Four di Coppa Italia Centrale. Eh sì, esatto, abbiamo raggiunto il primo obiettivo prefissato dalla società e abbiamo fatto una bella partita, un bel, due partite, sia l'andata che il ritorno contro Leverano, abbiamo centrato l'obiettivo e siamo molto contenti di questo. È sicuramente un premio che ripaga un po' quelli che sono stati gli sforzi di questo inizio di stagione, una stagione sempre ad inseguire nella prima fase, ora invece è arrivata appunto la consacrazione con questo primato in classifica rinsaldato e rinforzato partita dopo partita e appunto adesso anche l'obiettivo Final Four. Eh sì, lavoriamo tanti, tanti sacrifici, ci diamo sempre dentro e finalmente abbiamo raggiunto sia la qualificazione che il primo posto e cerchiamo di mantenerlo per, fino alla fine del campionato e di allungare sulla seconda. Ecco, il campionato che è ripreso con il girone di ritorno, prima gara di questo girone passata agli archivi, una vittoria più sofferta del previsto, forse se vogliamo, ma dovuta anche all'imminente impegno in Coppa. Ora dalla partita contro di Modica si ricomincia a fare sul serio anche in campionato. Esatto, adesso d'ora in poi comunque testa al campionato, l'obiettivo è quello di cercare di arrivare nel migliore dei modi all'ultima partita di campionato e vedremo quello che sarà. Una stagione in crescendo anche quella di Vincenzo Sarpong, che sicuramente si sta guadagnando degli spazi importanti, oltre ovviamente alla fiducia del mister e dei compagni. Eh sì, sono contento, comunque lavoro ed è giusto che quando comunque il mister mi chiami in campo dia il 100%. Tra l'altro mister Nacci ti ha fatto i complimenti in alcune circostanze per l'approccio e l'atteggiamento che hai quando entri in campo, anche partendo dalla panchina, insomma sempre determinato, convinto e decisivo. Sì, quello è il mio ruolo, cerco sempre di dare il meglio, di entrare sempre concentrato e dare il massimo.